Stamattina parliamo di teatro, non solo parliamo di una figura importante, vittima innocente di mafia, stiamo parlando di Francesco Marcone, di cui più volte abbiamo avuto modo di sentire la testimonianza della figlia Daniela. Quest'oggi vogliamo parlare di un monologo che è stato portato in scena lo scorso 5 settembre a Foggia. Io sono Franco, storia di un uomo normale, scritto da Lidia Bucci, realizzato in collaborazione con il Teatro dei Limoni e il monologo è stato messo in scena dall'attore Franco Ferranti in collegamento con noi questa mattina. Buongiorno Franco, benvenuto. Buongiorno a voi e grazie. Allora, Buongiorno. oggi siete stati a Foggia, oggi siete a Cerignola, ricordami l'appuntamento, o domani, o siete già... Domani siamo a Cerignola. Siamo a Cerignola, Ecco. sì, alle 20:30. Allora, prima di ricordare questo appuntamento, Franco, raccontami... com'è stato interpretare un personaggio davvero così carico di significato come Francesco Marcone, vittima innocente di mafia? Come sempre ho detto, mi sono ritrovato non a interpretare un personaggio, ma una persona, un padre, sposato con una donna, e con due figli, una persona normale. Naturalmente il mio approccio è stato un approccio da uomo e da padre, e mi sono comunque posto tante domande. Cosa pensava il dottor Marcone prima di aprire per l'ultima volta quel portone in via Figliolia 17 a Foggia? Da dove veniva? Veniva dall'ufficio? Che cosa gli frullava in quel momento? Delle domande concrete, niente di che, perché noi stiamo parlando comunque di una persona. Noi in questo spettacolo non parliamo di mafia, ma parliamo di una vittima del dovere. Un certo tipo di potere, secondo noi, Lidia, confrontandoci anche con i figli, con la dottoressa Daniela Marcone, il dottor Paolo Marcone, sono stati vicini a noi, sono i nostri angeli. Un certo tipo di potere vuole gli eroi. Invece crediamo che ognuno di noi, facendo il proprio dovere, nel suo piccolo farà una piccola lotta alla mafia, alla non regola. Franco, appunto, ricordiamo questo spettacolo, racconta la storia liberamente ispirata alla vita di Francesco Marcone, direttore dell'ufficio registro di Foggia, assassinato, come giustamente ricordavi tu, sulle scale di casa il 31 marzo del 95. Colpevole, lo mettiamo tra virgolette, di aver fatto una serie di segnalazioni e di denunce attinenti al suo ruolo. È stato definito vittima del dovere. E vediamo appunto le immagini, Certo. questo è Franco Marcone, poi vediamo anche alcune foto che ti ritraggono in scena. Questo progetto, questo copione, questo monologo è nato da Lidia Bucci, è nato con te, è frutto di un progetto. Tu dicevi giustamente non abbiamo voluto raccontare Francesco Marcone il personaggio, ma la persona, l'uomo. Ecco perché storia di un uomo normale. Allora, il progetto nasce in prima battuta dell'incontro con i figli, dove abbiamo espresso la volontà di lavorare sul padre, sul dottor Marcone. Lidia ha fatto una serie di ricerche, tra queste anche il libro della sorella del dottor Sì. Marcone, Maria Marcone. Quindi ha fatto una serie di ricerche, ha messo su questo testo, questa drammaturgia, e noi per una sorta di rispetto abbiamo incontrato i figli e io ho fatto una lettura del testo. Allora è piaciuto molto alla dottoressa Marcone, alla mia Marcone, al dottor Paolo Marcone,
E abbiamo avuto, come dire, una sorta di nulla osta, potevamo continuare a indagare su questa figura. Lì è nato lo spettacolo con una regia molto, molto semplice, niente di artificioso, molto, molto lineare, dove il personaggio, io, non la persona, il personaggio Franco Ferrante, immagina attraverso le parole di Iabucci una serie di azioni quotidiane che il dottor Marcone faceva. Ed è nato uno spettacolo che credo sia abbastanza semplice, che in teatro, lo dico sempre, è la cosa più complicata È da vero, mettere in scena. è vero. E ricordiamo che questa sera, alle 20, domani sera, 13 settembre, alle 20:30 a Palazzo Fornari, a Cerignola, appunto, sarete in scena con Io sono Franco nell'ambito del cartellone estivo Cerignola Pop. Franco, hai citato i figli di Francesco Marcone, Paolo e Daniela. Abbiamo un messaggio per te. Ciao Franco, questo è un saluto per te e in realtà è anche un ringraziamento, un grazie di cuore da parte mia, da parte di Paolo, a te e a Lidia. E ringrazio anche Paola Russo di TV Padre Pio e TV Padre Pio per avermi dato la possibilità di fare questo saluto e questo ringraziamento. E grazie per aver scelto nel vostro lavoro teatrale di ispirarvi alla vita, alla storia di papà Francesco Marcone, Franco, per gli amici e per noi in famiglia. E per aver dato vita a quest'opera teatrale, Io sono Franco, storia di Franco Marcone, un uomo normale. E, io l'ho visto, c'è stato il debutto a Foggia, ovviamente, e mi sono emozionata tantissimo. E ho pensato che davvero in quel momento una parte della sua vita, una parte della nostra vita scorreva davanti ai miei occhi e il modo in cui il pubblico e la città di Foggia hanno accolto lo spettacolo mi fa capire che quello che ho provato io lo hanno provato in tanti. Certo, per me è stato un momento straordinariamente profondo, emozionante perché sono la figlia di Franco Marcone, ma penso che questa città aveva bisogno di sentire che questa persona, che Franco Marcone, non è solo una storia, non è solo una vittima, ma ha avuto una vita, ha avuto degli amori, ha avuto tanti sentimenti, ha amato la vita, la sua terra e che appunto questa storia aveva bisogno di luce, esattamente come tu reciti, sentendolo profondamente nel testo, questo atrio, questo condominio, questa città hanno bisogno di luce, c'è bisogno di luce. E questo ci lascia nel cuore di tutti quanti noi la sensazione di un percorso che continua, che è legato alla memoria di Francesco Marcone, a quello che lui ha fatto, al suo amore, ma anche all'impegno nell'oggi di tutte le persone che come te, Franco, credono in un teatro, in un'arte che possa comunicare valori profondi, valori importanti che ci accompagnino nella quotidianità e ci permettano di prendere quelle decisioni importanti nei momenti difficili della nostra vita. Ciao, ciao davvero e un grazie. Lo ripeto, profondo a te, Lidia. Franco, queste le parole di Daniela Marcone, figlia di Francesco Marcone, l'importanza di mantenere in vita queste persone, quindi la responsabilità che abbiamo di non dimenticare. La responsabilità è un termine giustissimo, che poi è anche una battuta. La responsabilità che è. Perché io immagino, mentre recito questo signore, ha una famiglia, aveva una famiglia dei figli,
La scelta ha un peso enorme, la responsabilità di fare il proprio dovere. È una cosa che mi emoziona. Io, da attore, ho una grande responsabilità di portare in scena questa persona con grande sentimento e devozione per il mio lavoro e per il lavoro di chi ogni giorno è il proprio dovere. Franco, ti strappo una promessa. I tempi televisivi sono sempre un po' stretti, poi fare un'intervista così in collegamento non dà proprio tantissima soddisfazione. Quindi ti strappo una promessa di venire a trovarci a San Giovanni Rotondo nei nostri studi, Assolutamente. così realizziamo una bella intervista viso a viso, parliamo di teatro, parliamo della bellezza di Assolutamente. farlo. Tu sei attore e regista e ti ringrazio di cuore per essere stato con noi, così come ringrazio Lidia Bucci che ha scritto questo spettacolo, questo monologo è davvero grazie. Spero che possiate farne altri di progetti come questo dedicato a Francesco Franco per gli amici Marcone. Grazie, grazie di cuore. Buon lavoro Grazie, e grazie a voi. Buon lavoro a buon voi. lavoro anche per domani. Non so se si dice in bocca al lupo, ma anche forse altri auguri che forse su Padre Pio In TV bocca al non si può. In lupo. bocca al lupo, vive il lupo. Va benissimo, grazie. Grazie Franco, grazie. Grazie, grazie. Allora, ci Buon lavoro. fermiamo. Ah, grazie ancora. Eccolo qua, la regia ci regala questa bella immagine di Francesco Marcone. Linea alla regia, ci fermiamo, di nuovo andiamo in pubblicità, abbiamo un tassativo da rispettare, poi le parole di Don Francesco Armenti.